una vita in movimento, a contatto con la natura, e questo è il segreto di longevità per Salvatore Gallo di Altavilla Silentina, che ha compiuto 102 anni. Per lui i familiari hanno organizzato una grande festa di compleanno, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. Il centenario, infatti, per qualche tempo è stato anche carabinieri. Per nonno Salvatore 102 anni e non sentirli. Fino a poco tempo fa si spostava ancora in bicicletta, la sua grande passione, insieme alla cura dell'orto. I suoi ricordi sono nitidi, racconta della guerra, di come tanti suoi colleghi purtroppo hanno perso la vita. Parla di quando andava in bicicletta ad Eboli a vendere la verdura e i peperoncini, del suo amore per la moglie Angiolina. Per lei ho avuto un amore grande, abbiamo condiviso momenti di gioia ma anche tante difficoltà. Ci ritroviamo oggi a casa del signor Salvatore Gallo, che compie oggi 102 anni. Cosa ci può raccontare di lei, ecco, da ragazzo? Dove ha vissuto? Beh, io sono il primo di 10 figli e ho vissuto all'epoca, ho fatto la quinta elementare come studio. E poi ho lavorato sempre in famiglia con mio padre. Poi a una certa età dovevo andare a militare e pensavo di andare nei carabinieri. Ho fatto la guerra, giustamente. Quanto più ne prendevano nei carri bestiame, non sono tornato più. Seguì uno zio mio militare. Io mi misi in borghese. Trovai una famiglia, vedete, poi mi stimavano. Mi sono messo in soffitto nella caserma, dove passarono tutti. Poi mi ripresi. Ho passato momenti difficili, difficilissimi. Momenti difficilissimi, però diciamo che per fortuna siamo oggi qui a raccontarli. E questo sicuramente è l'aspetto più bello e più significativo di questo traguardo. Si scherzavano con i tedeschi, ti mettevano le carri bestiame e non sono tornate più. Nonno Salvatore è stato carabiniere, commerciante, contadino, non si è fermato un attimo e ancora oggi conserva, se non completamente, la sua libertà di movimento. A prendere parte ai festeggiamenti in suo onore il comandante provinciale dei carabinieri Filippo Melchiorre, il comandante della compagnia dei carabinieri di Eboli Greta Gentili, il comandante della locale stazione carabinieri Massimiliano Mirra ed altri esponenti dell'arma. Il colonnello Melchiorre gli ha consegnato due regali accompagnati da una lettera augurale da parte del comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi, una lucerna in cristallo, e da parte del generale di Corpo d'Armata Antonio De Vita del comando interregionale, che gli ha fatto dono di un mezzo busto rappresentante un carabiniere. Presente anche l'assessore comunale Antonio Marra. Zio Salvatore è una persona che... sono cresciuto con lui, è una persona che è stata sempre molto iperattiva, direi. È stato sempre dedito alla famiglia, alla terra, la sua specialità è fare gli innesti, la coltivazione di agrumi e di tutte le piante orticole. Che dire, io ho avuto il piacere di averlo in una gita sociale nel 2012 a Montecatini Terme. Il segreto suo che diceva: mangiare tutto, nipote, bere un bicchiere di vino, non arrabbiarsi ma mangiare poco ed essere sempre in movimento. Ne siamo fieri noi altavillesi di questo nostro concittadino. Quando ho fatto questo canale qua nella zona, ho lavorato io pure, il 55, fece queste canalette. Il consorzio di bonifica. Sì. Ho avuto delle soddisfazioni, la verità. Sempre lavorato, purtroppo. E questo è un messaggio importante, lavorare. Non si può, diciamo, fare diversamente. Adesso tengo un'età, non riesco a stare fermo. Quindi nonostante la vostra veneranda età, voi non riuscite... Non riesco a stare fermo. E beh, questo è positivo. E invece cosa ci racconta della sua alimentazione? C'ha qualche segreto? Ci vuole raccontare qualcosa? C'è qualche cibo che lei preferisce? Qualche cosa invece che non preferisce? Com'è, diciamo, la sua... Io veramente ho preferito tutto. Non è che proprio esordio cose, perché essendo il primo figlio di 10 figli,
E poi ce lo saranno i miei genitori. Questo si mette a tavola e questo deve mangiare. Non è che io non mi piace questo, non mi piace quell'altro. Portavo a fare il mercato a Eboli con la bicicletta. Un fascio sul parafango avanti di quei peperoncini piccoli amari, due dietro. Ma non mi ricordo, come non manco arrivavano, se le perdevano subito. Allora, il segreto praticamente di una longevità così importante e duratura la chiudo in due parole dette dallo stesso zio Salvatore. Cioè, lui diceva, nipote, tu sei medico, ma io ho una malattia da cui tu non mi puoi guarire. E qual è, dicevo, cioè, non riesco a stare fermo, cioè io dal mattino sono condannato a non stare fermo. Non stare fermo significava movimento, significava laboriosità, lavoro, lavori fisici, sport, perché lui amava andare in bicicletta, ha vissuto una vita sana ed è stato anche un generoso, che tutte le primizie che venivano dal suo orto erano sulle nostre tavole. È stato profondamente innamorato, quasi al punto da venerare mia zia, insomma la moglie, con cui condivide questa longevità allargata, diciamo, e mi auguro ancora altri 100 anni, e sempre in maniera molto lucida, serena e tranquilla vivono insieme, e mi auguro che più a lungo possibile. Per nonno Salvatore, che ha 6 nipoti e 2 pronipoti, sicuramente il non fermarsi mai e il contatto con la natura sono stati i segreti della sua longevità. A prendersi cura del centenario altavillese e i figli Emilia e Antonino. Per concludere la festa non poteva mancare un brindisi augurale, la torta con la scritta 102 anni di saggezza, una scritta che rappresenta in pieno nonno Salvatore, è stato punto di riferimento per tutta la famiglia e ancora oggi ha sempre un saggio consiglio per tutti.